ragazze, buongiorno. Sto facendo delle melanzane sott'olio. Ho già pulito le melanzane, gli ho tolto la metà, il 50% della buccia, una striscia sì, una striscia no. Poi adesso cosa andiamo a fare? Le vado a sbollentare un paio di minuti in acqua, in aceto e vino bianco. Faccio mezzo litro d'aceto e mezzo litro di vino bianco. Il sale, le ho messe sotto sale quindi non l'aggiungo, però aggiungo un cucchiaio di zucchero perché mi piacciono leggermente agrodolci. Quindi vado a far bollire aceto e vino bianco. Bollendo l'aceto fino bianco e andiamo a mettiamo un po' per volta, li facciamo riprendere il bollore e li facciamo bollire un paio di minuti, poi andiamo a scolare. Mentre cuociono le melanzane io preparo il peperone crusco secco e lo vado a mettere un attimo sulla fiamma questo modo e poi lo lascio raffreddare per andarlo a tritare. Andiamo a scolare le nostre melanzane e le metto lo stesso contenitore dove ho fatto. Alexa, stop! Dicevo, le vado a mettere nel contenitore forellato con un peso sopra per farle asciugare e scolare per bene. Il peperone crusco che ho passato sulla fiamma andiamo a tritare, ho sentito bello croccante, quindi adesso faccio le cose. Questi sapori, sempre come quelli che piacciono a me e come condisco io le melanzane, voi potete metterlo il peperone oppure usare altro tipo di condimento, non serve farlo per tutti. Poi ho fatto pezzettini del peperoncino, ho preso dell'origano, aglio e prezzemolo. Adesso metto con il peso sopra le melanzane e lascio asciugare per un'oretta, il tempo che le scola l'eccesso di aceto, e poi le andiamo a pulire. Eccoci qua con le melanzane asciutte. Mettiamo dentro una polvere e andiamo semplicemente a pulire. Dell'olio, non so, quello di semi, non è bellissimo, e mettiamo peperone secco, peperoncino e origano, prezzemolo e aglio. Andiamo a girare per bene e poi andiamo a riempire il barattolo che ho già sterilizzato, messi in acqua, portato al bollore e fatti bollire per mezz'ora. Gli ultimi 10 minuti ho messo al gelato. Un
aggiungiamo. Questo come gli altri fottoli non li premo proprio eccessivamente perché dobbiamo riempirli noi. Così, e andiamo a riempire d'olio, tutto sempre il coltello di lato, da sotto, lasciamo un'oretta senza chiudere il tappo, vediamo se bisogna rimettere ancora un po' d'olio e poi andiamo a chiudere e capovolgiamo, così possiamo vedere se qualche tappo magari perde un po'. Le nostre melanzane sono pronte. Alla prossima ricettina, ragazze, se vi piace lasciate il like, iscrivetevi al canale YouTube, Facebook, Instagram, un po' di tutto. Ci vediamo quindi alla prossima ricettina.